Sì, questo è un tipo di riflessione che nella società scientifica è molto viva, e con gli insegnamenti che ci vengono dall'epigenetica, che quindi geni e ambienti si modificano a vicenda. Questo è una cosa straordinaria, meravigliosa di come funziona il nostro cervello, di come funzioniamo noi. E quindi le esperienze non sono solo bagaglio, ma vanno proprio a fare connessioni, collegamenti, a irrorare aree cerebrali che prima magari non avevano modo di mettersi in gioco. E quindi si crea struttura e si crea genetica, no? C'è questo rapporto imbricato. Sicuramente le esperienze nei primi anni di vita nel bambino molto piccolo sono determinanti per quello che sarà il suo futuro, anche da adulto. E qui c'è tanta responsabilità. Quella che noi sentiamo è anche di mettere l'accento, diffondere attenzione. Perché ci sono tutta una serie di bambini dentro, noi chiamiamo le reti di protezione, nel senso che quando un bimbo va al nido, lì trova occasioni di stimoli pensati e immaginati, ma non sono tanti i bambini che hanno queste possibilità. Molti bambini, anche culturalmente, perché vengono da paesi dove questi inserimenti precoci non ci sono. Quindi attendono l'inizio delle elementari per inserire i loro bimbi a scuola e quindi queste occasioni di fare cosa? Di mettere a posto i prerequisiti, perché imparare vuol dire avere le basi e le basi sono prima di tutto la voglia di ascoltare, l'interesse a capire, il desiderio di migliorare anche se è difficile, quindi questa tolleranza alla frustrazione, sono tutti fenomeni che noi troviamo in crescita come difficoltà proprio in questo periodo, chiamiamolo post-Covid per intenderci, quindi un aumento dei deficit attentivi, una riduzione della capacità del bambino di stare in un rapporto duale di comunicazione. E questo impensierisce molto, perché poi dopo noi arrivano come richiesta urgente per un problema di linguaggio, ma è le basi, è quello che serve per imparare a parlare, che inizia dalle primissime fasi dello sviluppo, sia come aspetti della motricità, dell'alimentazione, ma anche l'intenzione comunicativa. E quindi noi siamo un servizio che è sempre in mezzo a questo, diciamo, un po' frustrazione di non poter essere, non è possibile che esistano le risorse da soli per rispondere ai bisogni di salute che ci sono in questo momento. E forse non è neanche quella la chiave. L'importante è che non si lasci nulla di intentato per attivare tutte le energie, le risorse che ci sono, perché questa è la risposta di cui c'è bisogno in questo momento. Bio, psico, sociale, socio, sanitaria. O siamo insieme o non facciamo niente.